Cari amici di In Cucina con Stuffer, benvenuti, bentornati al nostro consueto appuntamento col mondo della cucina, col mondo del food blogging. Oggi avremo un ospite speciale che sia food blogger che dottoressa nutrizionista e parleremo oggi della cucina della dolcezza. Oggi è l'ultima puntata di questo percorso di 6 puntate che abbiamo fatto insieme a voi all'interno del mondo della cucina. Io spero che vi siate trovati bene con la nostra compagnia. Vi anticipo che con il prossimo anno sicuramente il nostro programma andrà avanti con nuovi ospiti e anche nuovi temi, sempre in nostra compagnia di In Cucina con Stuffer. Quindi, benvenuti. Oggi parleremo appunto, come avete visto nella pubblicità in questi giorni sui nostri social network, della cucina della dolcezza. Per farlo, come vi ho anticipato, avremo la dottoressa Angela Schettini, che è sia nutrizionista che food blogger, e Ilaria Ciccone, in arte farina e zucchero, che invece è una delle nostre food blogger di In Cucina con Stuffer. Quindi io adesso passo a chiamare le ragazze in studio con noi. Benvenute. Ciao, ciao. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, 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 bene. Siamo solo sotto Natale quasi e ci sembrava d'uopo decidere sull'ultima puntata legata magari al mondo dei dolci, visto che durante il periodo natalizio se ne consumano mediamente un pochino di più. Avremo anche modo poi di parlare di qualche aspetto legato alla nutrizione. Sfateremo magari anche qualche mito insieme ad Angela e ad Ilaria. Sì. Ma prima di iniziare, come al solito, io lascio a voi lo spazio. Ilaria, magari iniziamo con te, se ti Va vuoi bene. presentare le parole e raccontarci un pochino chi sei e che cosa fai. Prego. Sì, allora diciamo che farina e zucchero in 3 parole è semplicità e fantasia. Diciamo che a me piace tantissimo ripensare ricette e progettarne di nuove. Sia diciamo da un punto di vista magari semplice di ingredienti e di preparazione, sia da un punto di vista poi esteticamente fantasioso. Per cui in realtà nella cucina di farina e zucchero, torte mostro, muffin fioriti, dolci colorati, ma anche visivamente fantasiosi sono proprio diciamo all'ordine del giorno. Quindi anche diciamo una ricerca nelle tecniche più che mi permettono poi di realizzare delle cose visivamente fantasiose e creative è sempre diciamo lì dietro l'angolo. Bene, bene, bene. E Angela, invece, cosa ci racconti riguardo a te? Anche te, presentati in Allora, parole per raccontarci la tua passione per la cucina e in questo caso anche il tuo percorso come dottoressa. Prego. diciamo che hai già detto tutto tu. Io sono una biologa nutrizionista con la passione per la cucina. Il mio blog nasce circa 2 anni e mezzo fa, quando sento l'esigenza un po' di condividere con gli altri queste mie due grandi passioni. L'idea iniziale era quella di andare un pochino a rompere gli schemi e far capire che mangiar sano non vuol dire né precludersi nulla, né andare a demonizzare determinate categorie di alimenti e quindi cercare un pochino di far capire che anche con pochi ingredienti semplici o apparentemente banali si possa creare qualcosa di sano sicuramente, ma allo stesso tempo di colorato, di appetibile. E diciamo che all'inizio questa parte da food blogger prevaleva. Ultimamente con gli impegni lavorativi non riesco benissimo a conciliare le due cose, però spero insomma di trovare un equilibrio tra lavoro e passione cucina. Bene, bene, bene. Beh, dai, intanto già che sei qua con noi oggi, grazie mille perché so che sei anche E molto di che? impegnata. Però diciamo che io inizierei la nostra chiacchierata facendo un passo all'indietro, nel senso che per chi ci ha seguito in tutte le puntate sa benissimo che nel corso del nostro percorso uno dei temi che è sempre emerso con maggiore frequenza è un pochino quello della tradizione e dell'innovazione. Dal mondo del salato al mondo della cucina tradizionale, al mondo della cucina fusion e a quella estera, abbiamo visto come la tradizione tende sempre a essere un motore inesauribile di risorse per quella che poi è la tradizione.
Quindi in un mondo come quello, diciamo, io adesso dico pasticceria perché mi viene come termine generale più comodo, ma chiamiamolo come preferite. Come secondo voi la tradizione pilota l'innovazione e anche magari viceversa, come l'innovazione magari poi è andata anche a cambiare magari qualche regola di base della cucina tradizionale, in questo caso dei dolci. Prego, ragazze. Vai, Ilaria. Sì, Vuole iniziare? secondo me la tradizione resta comunque una base di partenza, nel senso frequente nella pasticceria come nella cucina in generale, comunque l'utilizzo della tradizione come porto di partenza. Dopodiché c'è una grande ricerca non soltanto dal punto di vista magari di ingredienti particolari, di prodotti di qualità, ma anche da un punto di vista estetico. È abbastanza comune adesso vedere comunque, diciamo, una rimodernizzazione in chiave estetica di ricette magari comunque tradizionali. E poi, vabbè, le ricette tradizionali sono sempre di casa, portano comunque dietro quel calore, quell'affetto che comunque ci dà di base la cucina, per cui comunque diciamo che è un punto forte tenere comunque la tradizione come caposaldo da cui poi muoversi. Angela, vuoi integrare tu magari con qualche Sì, parola? allora sono d'accordo, nel senso che secondo me oggi la pasticceria è un po' una via di mezzo tra innovazione e tradizione. Io ti parlo da campana, ci sono dei dolci che sono dei mostri sacri della nostra cultura e non si toccano, ci sono delle ricette da rispettare perché altrimenti guai. Però allo stesso tempo ti dico che mi è capitato di andare magari in qualche pasticceria, qualche locale un pochino più moderno, dove se da un lato venivano rispettate queste ricette della tradizione, quindi venivano mantenuti i gusti, i sapori tradizionali, dall'altro lato magari l'innovazione si vedeva nelle forme, nei colori, nelle consistenze. Secondo me Sì. questa è una combinazione vincente. Esatto, sì, lo Molto, penso molto anche io, intelligente. sinceramente, anche perché poi da un punto di vista estetico ad oggi c'è una marea di tecniche, di modi per cambiare le Di cose, quindi alla tutto. fine. Assolutamente. Ma secondo voi un pochino quali, se si riuscisse a delineare, quali sono secondo voi le tendenze che vedete negli ultimi anni anche? Ma secondo me c'è proprio una tendenza a cercare delle ricette che siano comunque, diciamo, semplici da fare anche nel gusto, nella scelta degli ingredienti, ma che siano esteticamente carine e diverse. Cioè, si vede tranquillamente su Instagram, anche nei lievitati, per esempio, il semplice lievitato dolce negli ultimi mesi è stato preparato, per esempio, a forma come se fosse un gomitolo di lana. Quindi, insomma, la ricerca di tecniche è proprio dietro l'angolo, sempre su Instagram. Alla fine, poi sono anche tecniche molto facili da preparare, perché comunque, alla fine, l'altro aspetto vincente è che siano tecniche che teoricamente potrebbe preparare chiunque, e quindi, diciamo, anche la voglia di mettere in tavola qualcosa che sia semplice da preparare, che possa piacere a tutti, ma che esteticamente sia diverso, comunque accattivante. Certo, Sì, certo. sono d'accordo, nel senso che secondo me c'è tanta cura del dettaglio, quindi ricerca del buono ma anche del bello, quindi questi colori forti, Sì. queste forme particolari, la stratificazione interno, esterna che sia, e quindi i risultati. Ovviamente il consumatore è sempre più esigente e quindi c'è una continua, cioè voglia di continuo miglioramento. Un'altra cosa che secondo me è da evidenziare è il fatto che rispetto a prima si cerchi di minimizzare al massimo gli sprechi, Sì. quindi la cultura del zero waste. Se prima molti ingredienti venivano utilizzati e poi gli scarti buttati, oggi sugli scarti praticamente si fanno i dolci, cioè diventano gli ingredienti principali di tanti dolci, ma non solo, anche in generale in cucina di alto livello, cosa che prima non È esisteva. vero, oppure trovi la ricetta nella ricetta, quindi magari gli scarti della prima si unizzano nella Sì. seconda.
Beh, ho fatto di recente i biscotti di Natale a casa e mi sono ritrovato con qualcosa come 5-6 tuorli d'uovo lì che mi guardavano in cagnesco, diciamo, dall'interno del loro guscio ancora. E vabbè, banalmente è finita in una frittata, quindi niente di grave. No, scherzi a parte, è molto interessante quello che dite, soprattutto anche per un'ottica dell'inventiva e della creatività legata anche proprio alle ricette tradizionali. Quindi sicuramente la parte estetica è interessantissima da vedere. Ho visto immagini di glasse vetrificate con lo zucchero che sembrano veramente dei mosaici presi da qualche abbazia del 1300, una cosa incredibile. Ma mi interessava anche proprio questa domanda qui perché mi ricordo ancora qualche anno fa partecipai a una fiera e tra i vari assaggi mi ricordo che rimasi molto stupito da un gelato al vino fatto con le vinace. E mi ricordo, era un po' un inizio di questa commistione del dolce salato, caramello salato, ad esempio, una cosa che adesso ormai penso che, almeno vedo anche i gelati, bene o male, insomma, è abbastanza sdoganato, no? Come gusto. Quindi, diciamo, tracciando una direzione, secondo voi si va sempre verso di più, verso una commistione, però che richiama anche comunque le linee tradizionali delle ricette, giusto? Sì, secondo me sì, anche perché diciamo che una linea che comunque prende piedi negli ultimi anni è quella di mettere in risalto magari alcuni prodotti del territorio che magari o prima non si conoscevano, comunque non erano perfettamente messi in risalto, e a volte il modo più semplice per mettere in risalto è con una ricetta in cui magari non te l'aspetteresti, vedi per esempio il gelato fatto con le vinacce. Quindi diciamo c'è proprio un rimbalzamento di quelli che sono i gusti notoriamente salati e gusti notoriamente dolci, che adesso tranquillamente si scambiano di posto e creano delle cose che secondo me in alcuni punti sono veramente fenomenali, degli abbinamenti stratosferici. Che bello questo è, evviva l'inaspettato, no? Potremmo Esatto. dire, perché è sempre bello. Poi, come diceva prima Angela, anche comunque la tradizione gioca il suo ruolo importantissimo, perché ci sono degli intoccabili e degli intramontabili che ovviamente fanno parte della tradizione e guai a toccarli. Bene, io visto che c'è fra noi, Angela, mi piacerebbe anche indagare un pochino quelli che sono gli aspetti, diciamo, legati al mondo della nutrizione. Nel senso che, da profano lo dico, ho sempre sentito dire: ah, lo zucchero è il veleno del nuovo millennio. C'è un po' una sorta delle volte di crociata a sfavore dei dolci in cucina. Ora, la mia domanda è questa, poi dopo approfondiamo un po' di più. Angela, dal punto di vista di dottoressa specializzata, e tu, Ilaria, dal punto di vista invece di chi i dolci li prepara per passione e per lavoro, come vedete questa cosa? È vero che i dolci fanno male? È vero che lo zucchero fa male o è un mito da sfatare? La domandona. Inizio io? Sì. Allora, come in ogni cosa, secondo me è l'eccesso che fa male. È inevitabile che ognuno di noi abbia un comfort food, una coccola di cui ha bisogno nei momenti. Io personalmente preferisco il salato, quindi sono un po' di parte, però secondo me il problema è nel momento in cui si esagera. Si viene a creare in generale un rapporto malsano con il cibo ed è quello che fa male, non una volta tanto mangiare un dolce, ma questo vale un pochino per tutto, non solo per lo zucchero. Considera poi che oggi esistono tantissime alternative allo zucchero in pasticceria. Però ti dico la verità, te ne potrei elencare tante. Io ho fatto anche un corso di pasticceria e nutrizione. Però secondo me quella volta a settimana, quella volta al mese che si mangia il dolce o comprato o fatto in casa, tanto vale metterci lo zucchero. Ovviamente a meno che non ci siano problemi tipo di diabete, iperglicemia, là allora è diverso, si deve prestare più attenzione.
Ilaria? Io mi trovo molto d'accordo con Angela, nel senso che comunque è vero che quella volta ogni tanto, secondo me, non c'è proprio da demonizzare la ricetta, ecco. Di base poi a me, per esempio, non piacciono tantissimo i dolci, proprio quelli con le vagonate di zucchero e di cioccolato, quindi per esempio di mio, quando devo preparare una ricetta, preferisco magari trovare una giusta misura tra la crema al cioccolato e poi magari metterci vicino una cosa alla frutta, così comunque si spezza il troppo dolce, oppure di base proprio a livello di quantitativo di zucchero, io nelle ricette cerco sempre di ridurre un pochettino. Però anche a livello di sostituzioni, volendo, diciamo che ad oggi c'è proprio l'imbarazzo della scelta sul come sostituire lo zucchero, se proprio si volesse comunque decidere di sostituirlo o semplicemente cambiandolo magari con lo zucchero di canna. Poi dipende se la ricetta te lo permette, quindi comunque ci sono un po' di cose da prendere in considerazione, però diciamo che la prima regola è se quella volta ogni tanto, anche secondo me, non c'è proprio da farlo nero il dolce in questione. Ok, beh, come sempre il troppo stroppia, no? Si dice, quindi assolutamente d'accordo con voi. Ma nella fattispecie, quello che mi incuriosiva è un attimo andare anche un po' più in profondità, se vogliamo, nel senso che ho sempre visto che c'è un po', appunto, parlando di crociate, questa crociata contro gli alimenti raffinati, no? Quindi lo zucchero quello bianco super raffinato. Adesso, visto che comunque sugli scaffali di tutti i negozi c'è una scelta molto molto più ampia, si va dallo zucchero di canna allo zucchero non trattato, allo zucchero integrale di canna. Che tipologie di prodotti sono secondo voi e come si possono inquadrare magari? Allora, per quanto mi riguarda, zucchero bianco, il saccarosio comune e zucchero di canna sono praticamente la stessa cosa, identici. Quindi io personalmente preferisco lo zucchero di canna, ma per una questione di gusto, ma a livello nutrizionale sono identici. Più che altro oggi si tende anche ad utilizzare i dolcificanti artificiali, anche se non mi sento di consigliarli, per esempio c'è l'aspartame che è a 0 calorie, però alla lunga provoca dei danni a livello intestinale, quindi assolutamente no. Oppure ci sono i dolcificanti naturali, ti faccio un esempio la stevia che è estratta da una pianta, che però in cucina secondo me non va bene perché ha un retrogusto di liquirizia, quindi altera il sapore poi dei dolci. E poi ci sono invece l'eritritolo che si trova naturalmente nella frutta e l'inulina che invece è estratta dalla radice di cicoria. E questi secondo me in particolare l'eritritolo è quello che ha una migliore resa in cucina perché rispetta, non va ad alterare il gusto del dolce, ecco, è più comune allo zucchero nella resa. Però ti ripeto, quella volta tanto non ne farei questo grosso dramma. È meglio restare sul classico, quindi dici, però con moderazione. Infatti, Sì. me l'avrei voluto proprio chiedere questo. Poi l'aria giro la domanda a te, poi in realtà. Perché, come diceva Angela, e volevo proprio anticiparvelo, ci sono appunto tante alternative allo zucchero, come inteso come zucchero, e poi appunto ci sono alternative come dolcificanti naturali o non naturali. In cucina, quando si prepara, oltre a quello che ha detto Angela, ci vedi qualche criticità? Sempre meglio lavorare con gli ingredienti classici, si può usare qualcosa di diverso? Ilaria? Ale, scusa, puoi ripetere la domanda perché mi sono persa un pezzetto, non ho sentito bene l'ultima Ok, parte. faccio un attimo. Allora, no, dicevo, se come diceva Angela, ci sono tante Sì. alternative, anche naturali o non naturali come dolcificanti. Al di là poi dell'aspetto nutrizionale, tecnicamente in cucina come sono utilizzabili e come possono essere usati, appunto, se funzionano bene tanto quanto lo zucchero tradizionale, Beh, oppure appunto come. dipende,
Considerando pure, diciamo, che alla fine la riuscita di un dolce è un po' chimica, no? Nel senso che comunque ci sono gli ingredienti che vanno messi in una proporzione precisa e a volte la caratteristica chimica di quell'ingrediente in quella quantità ti serve per la riuscita del dolce. Quindi poi bisogna un po' capire, magari ecco l'alternativa, se riesci a sostituire bene quella quantità di zucchero. Perché, per esempio, a seconda di come si sostituisce lo zucchero, ce ne può volere di meno, e quindi in quel caso bisogna vedere se la ricetta con quella minor quantità riesce a venire bene comunque, oppure magari la consistenza è diversa, perché alla fine, anche paragonando il semplice zucchero di canna con lo zucchero bianco, lo zucchero di canna è più granuloso. Quindi, per esempio, una meringa con lo zucchero di canna sarebbe un po' difficile da fare, o comunque, insomma, lo zucchero di canna si scioglie meno bene negli impasti. Badasi anche, per esempio, la differenziazione tra lo zucchero a velo, lo zucchero bianco, lo zucchero di canna. Quindi diciamo che potresti, se si vuole sostituire, bisognerebbe comunque andare un po' per tentativi alla fine, no? Nel senso, vedere se effettivamente cambiare quello zucchero con lo zucchero di canna, ad esempio, con la stevia, insomma, o con quello che si preferisce, in quelle quantità, se va comunque bene per la riuscita del dolce o meno. Perché alcuni dolci, come per esempio i lievitati o i pan di Spagna, che sono particolarmente delicati nelle consistenze, non tanto potrebbero, diciamo, venire bene con quelle sostituzioni. Di base si tratta però anche di ricette in cui non ci va tantissimo zucchero, quindi alla fine è Certo. tutto un discorso di quello che si vuole fare e se è proprio necessario per, secondo me. Certo, ma infatti quello che vi volevo chiedere, poi andiamo un attimino più avanti con la puntata, era proprio, ho visto, siccome poi avremo l'angolo dei libri, come ogni volta io faccio ricerca un pochino per trovare dei libri a tema con quello che si dice durante la puntata, e mi sono imbattuto anche in alcune pubblicazioni tipo ricette dolci senza zucchero. E, è abbastanza curioso perché sembra una contraddizione in termini. Me la volete raccontare voi magari un pochino come funziona? È fattibile? Allora, secondo me, questo è proprio lo specchio di quello che ti dicevo prima. Cambiano le esigenze del consumatore e quindi cambia anche il modo di cucinare. Ci sono oggi una quantità di dolci senza latte, senza zucchero, senza glutine, senza nickel. Però fortunatamente non, la mancanza di questi ingredienti comunque non toglie nulla né all'aspetto né al sapore. E quindi questa secondo me è una cosa importante, nel senso che anche persone che magari hanno un problema, come può essere l'intolleranza al lattosio, l'allergia al glutine, l'allergia al nickel, o persone che fanno delle scelte. Quindi la dieta vegetariana, la dieta vegana o ancora chi ha problemi di glicemia, di diabete e quant'altro, comunque riesce a trovare delle alternative. Quindi secondo me questa è una cosa fondamentale. Fino a qualche anno fa era una cosa impensabile, cioè o il dolce fatto con farina, uova, burro, latte, eccetera, 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 o niente. Oggi invece fortunatamente non è così. È vero, ci sono un sacco di alternative. Effettivamente, negli ultimi anni il campo, ecco, delle intolleranze ha trovato proprio, le persone hanno proprio trovato una serie di scelte in più rispetto a prima. Effettivamente, come dice Angela, che prima magari l'intollerante al lattosio, cioè, aveva forse due o tre tipi di yogurt, invece magari adesso c'è una vasta gamma di prodotti tra biscotti, yogurt e via dicendo. Quindi alla fine è anche più facile riuscire a fare scelte tra magari quello che si preferisce e quello che no. Certo, ma verissimo, infatti è anche un pochino quello che poi era emerso durante l'ultima puntata riguardo la cucina senza lattosio. Adesso il mercato ha un altro tipo di sensibilità e si trova anche poi una soluzione per chi ha delle problematiche di tipo fisiologico in questo caso, o per cuore delle scelte di vita diverse, come ad esempio essere vegetariani o vegani. No, ve lo chiedevo perché ero curioso proprio di questo aspetto, nel senso dicevo, ok, capisco la problematica legata ad una scelta o a un'esigenza,
Però mi piaceva anche capire il vostro punto di vista. Quindi, diciamo, tirando un pochino le fila, si può dire che dolci sì, con moderazione e magari in linea con la tradizione, se appunto non ci sono magari delle necessità particolari, giusto? Sì. Ok. Sotto Natale, giusto? Adesso una domanda al volo che mi è venuta in mente, visto che comunque come abbiamo iniziato la puntata appunto si parlava del Natale, un consiglio da dare al nostro pubblico, poi andiamo avanti. Tutto Non ho capito, sotto Natale? Natale, dico, un consiglio da dare al nostro pubblico. Vai Angela, questa è tua. Ma magari evitare pastiere, panettoni, pandori, calzoncelli, struffoli fino al 24. Magari questo. Non darsi alla pazza gioia, ecco, limitare un pochino i danni ai giorni effettivamente di festa. Mi sembra un'ottima strategia, Ilaria. Sì, no, la penso anch'io, nel senso comunque anch'io in vista del Natale in cui non mi cimenterò soltanto nella cucina dolce e manca in quella salata, penso, vabbè, fino almeno al 22-23. Teniamoci un attimo coi remi in barca, dopodiché vediamo, giustamente nei giorni di festa uno mangia quello che c'è, secondo me poi alla fine è giusto, almeno nei giorni di festa, lasciarsi un po' più liberi ovviamente rispetto magari alla norma. Tanto poi dopo dal 26 al 31 abbiamo di nuovo un momento di moderazione per riprendere dopo. Mi sembra assolutamente una strategia da sposare, proprio perché comunque in questo periodo c'è una sovrabbondanza di stimoli notevolissima e giustamente poi si tende anche ad anticipare i tempi e quindi delle volte anche trovare i pandori in vendita ai primi di novembre inizia a diventare disturbante, più che altro perché sono delle tentazioni e quindi d'accordissimo con voi. Quindi al nostro pubblico diciamo di ascoltare sia Angela che Ilaria, appunto, magari quei 3 giorni libertà, però prima cercare un attimino di starci più attenti, oppure di seguire i consigli di Angela e di Ilaria riguardo al menù. Entriamo così nel uno degli spazi che più mi diverte delle nostre puntate. Ho chiesto a Ilaria e ad Angela di creare un menù. Se con le altre puntate era più facile perché avevamo un antipasto, un primo, un secondo e un dolce, in questo caso ci siamo trovati con un menù di dolci. Quindi con Angela e Ilaria abbiamo detto: bene, invece che un ipotetico pranzo, un'ipotetica cena, questa volta facciamo un'ipotetica merenda. Quindi i consigli di Angela e di Ilaria, in questo caso i loro menù andranno in quella direzione. Allora, se non erro, il primo menù è quello di Angela, quindi Sì. prego, a te la descrizione. Allora, ho scelto quattro dolci con consistenze e ingredienti un pochino diversi. Il primo è una cheesecake fatto con una base di biscotto al cacao. La parte centrale è fatto con yogurt greco e zucca d'elica, che è particolarmente dolce, ha un retrogusto di castagne, quindi si presta particolarmente non solo al salato ma anche al dolce, e un topping di cioccolato fondente. Poi ho scelto una crostata con farina di castagne e confettura di pere, che riprende un po' quello che ci siamo detti prima perché è senza glutine, essendo fatta esclusivamente con farina di castagne. E utilizzo la confettura di pere, in particolare uso quelle, le pere Williams, che sono particolarmente dolci e si sposano bene con le castagne. Biscotti con farina di ceci, anche questi sono senza glutine. Li faccio con cacao, scorzette d'arancia e gocce di cioccolato fondente e poi i blondies, che sono la versione bianca dei brownie in cui metto crema pasticcera e le amarene sciroppate, che sono molto dolci, però siamo sotto le feste, quindi. Molto, molto, molto interessante. Poi dopo faremo una battuta di chiusura. Ilaria, adesso facciamo vedere il tuo, prego. Sì.
Allora, diciamo che io l'ho pensato su varie consistenze, quindi abbiamo innanzitutto per esempio un tiramisù al limone con cioccolato bianco, sempre per riprendere il discorso che ho fatto un po' prima, che a me piace molto alleggerire i dolci aggiungendo la frutta, quindi in questo caso per esempio abbiamo i savoiardi bagnati o nel succo al limone con l'aggiunta di zucchero e un po' diluito se non si preferisce il liquore o altrimenti proprio con il limoncello. Con una crema di cioccolato bianco e io l'ho pensato poi con una gelatina al limone, sempre un po' per rincorrere quel design moderno che c'è nelle nuove preparazioni di dolci, quindi insomma questi ciuffetti di crema a cioccolato bianco con queste perle, diciamo, di gelatina al limone. Poi una millefoglie al pistacchio con la pasta sfoglia Stouffer. Io uso sempre per fare queste quando sono preparazioni veloci, proprio perché ha una sfogliatura secondo me ideale. Una crema al pistacchio, quindi fatta per esempio con mascarpone e panna, e affiancata da una crema invece che può essere per esempio allo yogurt, perché se no secondo me il pistacchio magari potrebbe essere troppo pesante. Una crostata vaniglia e frutti di bosco, con l'aggiunta per esempio di un po' di aroma alle mandorle nella pasta frolla, la crema alla vaniglia per l'appunto e l'aggiunta di frutti di bosco sulla parte superiore. E infine i muffin red velvet che si fanno con l'impasto diciamo usuale della torta Red Velvet soltanto in formato muffin e in teoria sarebbe una torta particolarmente grassa perché il frosting è fatto in America proprio con il burro, insomma, ingredienti un po' così e io in realtà lo preferisco con un frosting fatto di mascarpone e panna però senza zucchero perché secondo me dà quella giusta nota di freschezza che in realtà secondo me sta benissimo con i muffin Red Velvet, oltre ad avere anche, diciamo, un'estetica particolarmente carina. Allora, eccomi qua di nuovo. Beh, allora, assolutamente interessantissimo. Vi ringrazio tutte e due per le proposte. Invito il nostro pubblico, laddove non avesse idee per quanto riguarda il menù di Natale e per i dolci del periodo natalizio, a provare a sbizzarrirsi con le ricette che ci hanno proposto le nostre ospiti. E pian pianino adesso andiamo verso la conclusione della nostra puntata. Non prima però di aver fatto vedere al nostro pubblico anche il nostro angolo libri. Nell'angolo libri questa volta ho scelto dei libri abbastanza diversi dal solito, nel senso che si parla del tema della puntata dei dolci, ma da dei punti di vista leggermente differenti da quelli della tradizione. Nel senso, il primo libro di Dario Bressanini, La scienza della pasticceria, la chimica del bignè, edito dalle Basi, è un libro molto interessante perché parla proprio della chimica che c'è dietro alla costruzione di una ricetta di un dolce, di come si sposano anche i vari ingredienti. Poi abbiamo Angela Simoncelli a Scuola di Food Design in pasticceria. Questo riprende un pochino anche quello che raccontava poco fa Ilaria, quindi sulle tendenze che ci sono nel mondo della pasticceria d'oggi a un'estetica molto molto curata e vi consiglio in questo caso questo libro perché è molto molto interessante e va proprio ad approfondire questi aspetti creativi, edito da Giunti. E poi invece l'ultimo riprende un pochino quello che dicevamo insieme ad Angela, appunto legato alla cucina senza glutine, senza zucchero, ricette tecniche dolci sani. Questi sono un pochino la selezione che abbiamo fatto per voi perché comunque, diciamo, libri legati poi alla pasticceria ce ne sono veramente di ogni genere. Forse ho notato, almeno facendo le ricerche del caso, uno dei settori dove c'è più letteratura a riguardo nel mondo della cucina e diventa un pochino anche difficile, se non tautologico, delle volte consigliare dei libri che parlino di cucina in maniera diversa. Quindi ho trovato questi e speriamo, insomma, che vi possano piacere. Ilaria, Angela, io, come al solito, ho questo ingrato compito di dover portare in porto la trasmissione, la puntata. Prima però gradirei un saluto da parte vostra al nostro pubblico. Prego. Io ti ringrazio per l'invito e niente, ci vediamo alla prossima, ci sarà modo sicuramente. Anche io vi ringrazio dell'invito, è stato molto piacevole e bello parlare, insomma, di questo argomento che a me piace tantissimo, quindi alla prossima. Perfetto, ragazze, io vi ringrazio. Con l'occasione, a questo punto, visto che siete qua, vi faccio anche gli auguri
di Natale, anche se siamo un pochino in anticipo. Anche al nostro pubblico rivolgo i nostri migliori auguri come Stuffer, in questo caso di Natale e anche di Buon Anno Nuovo. In occasione del nuovo anno vi invito a continuare a seguirci sui nostri social network perché le novità di In Cucina con Stuffer non sono finite, anzi sono soltanto appena iniziate, quindi durante il prossimo anno avremo sicuramente tanti contenuti, tante nuove interviste, tanto di cui chiacchierare anche insieme alle nostre ospiti. Niente, il tempo a disposizione è esaurito, io vi ringrazio, ringrazio ancora le nostre ragazze. A questo punto vi consiglio di andarvi a vedere le puntate, tra l'altro, ecco, dimenticavo, sono tutte disponibili sul nostro sito www.stuffer.it. Per chi se ne fosse perso qualcuno o per chi avesse anche il piacere di rivedere qualche puntata, lì le può trovare tutte quante. Io vi lascio in compagnia della nostra sigla di chiusura e rinnovo l'invito a rivederci a questo punto nel 2022. Grazie ancora di averci seguito e buon Natale e buon anno a tutti. Ciao! Ciao!